bellezza è proprio questa. L'attesa. Dopo tanti sforzi fatti a scattare questo benedetto rullino, mi ritorna un rullino sviluppato male, stampato peggio. Io ho detto: proviamo a farlo da soli, organizziamoci una camera oscura e vediamo cosa succede. Uso sia l'analogico che il digitale. Non ho una scelta predefinita dell'uno e dell'altra, ho una scelta in funzione del lavoro che devo fare. Ho provato a utilizzare anche il digitale per i miei lavori, ma non riesco a ottenere la stessa cosa. Un po' anche perché preferisco la camera oscura da Photoshop, sinceramente. Nella camera oscura riesco a sperimentare paradossalmente in maniera migliore, no? Quindi ottenere anche delle cose sbagliate, ma da lì ricavarci un'idea, ricavarci comunque un'immagine che magari non avrei mai pensato di fare, però da lì possono nascere degli spunti. Ho Imparare a fotografare significa soprattutto iniziare a scattare di meno, imparare a capire cosa è meglio scattare e cosa è meglio non scattare. E questo è un qualcosa che si fa di più in analogico, perché prima di scattare ci si pensa un po' di più. Oggi come oggi viene richiesta sempre più velocità, quindi il fatto di avere un'immagine digitale nel mondo del lavoro è fondamentale. L'analogico è un processo decisamente più lento, bisogna avere un'attenzione maggiore perché, contrariamente al digitale, non si può vedere quello che si scatta, quindi di conseguenza dobbiamo essere più o meno certi di quello che stiamo impostando. Non è più la capacità di saper utilizzare la macchina, uno strumento, una macchina fotografica. È più la capacità di vedere determinate cose, di inquadrare esattamente quella cosa per comunicare una certa cosa, e quindi io, fotografo, ho un qualcosa da raccontare. Che strumento utilizzo? Non è tanto per una questione, come dire, emotiva, no? Che utilizzo l'analogico, è sicuramente più per un motivo di linguaggio. E come dicevo prima, non è uguale al digitale, è complementare e utilizzo perché i miei lavori probabilmente sono per essere fatti in analogico. È una cosa che mi è successa recentemente, ho trovato in un vecchio solaio una vecchia macchina a soffietto degli anni 50 e all'interno c'era una pellicola esposta. Ho provato a sviluppare questa pellicola pensando sinceramente non venisse fuori nulla, in realtà sviluppandola è venuto fuori tutto, quindi le immagini che avevano esposte all'epoca. Osservandole meglio, ho notato che in tutte le immagini c'era un oggetto onnipresente che era appunto la custodia stessa della macchina fotografica. Questa custodia è oggi in mano mia, quindi la cosa, diciamo, curiosa è proprio questa trasposizione temporale di questa custodia, quindi vederla 70 anni prima in un'immagine e vederla oggi, qui realmente vicino a me. La bellezza appunto che mi ha trasmesso questo episodio è proprio la resistenza che una pellicola come questa ha avuto negli anni. Il prossimo step che mi piacerebbe fare è riuscire a trovare questo bambino che possiede questa custodia e potergli consegnare queste immagini, e sperando che ci sia ancora, insomma.